Bentornati su Recensioni per Scegliere. In questo breve video andiamo a vedere come ascoltare Amazon Prime Music direttamente su Google Home. Tramite un piccolo stratagemma che vi vado a spiegare tra pochissimo, è possibile andare ad ascoltare la musica di Amazon Prime Music direttamente sul nostro assistente Google Home. Prima di andare a vedere come si fa, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto questo video per supportarmi, farmi crescere col canale e consentirmi di creare sempre nuovi contenuti, iscrivervi se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andiamo a pubblicare e inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Telegram di cui trovate il link qua sotto in descrizione per ricevere tutte le offerte e i buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo subito a vedere come è possibile ascoltare Amazon Prime Music direttamente sul nostro Google Home. Andremo a fare questa prova direttamente con questo Google Home Mini, ma il procedimento si può ripetere ovviamente con qualsiasi dispositivo. Per fare questo avremo bisogno ovviamente del Google Home Mini e di un cellulare. Infatti non sarà possibile andare a richiedere direttamente a Google la musica che vorremmo ascoltare dal nostro account Amazon Prime Music, ma lo faremo tramite l'applicazione. Il primo passaggio che dobbiamo andare a fare è collegare il nostro cellulare a questa cassa in modalità Bluetooth. Quindi andiamo ad aprire il Bluetooth e vediamo se il dispositivo viene già riconosciuto. Se non lo troviamo tra i dispositivi ci basterà entrare in Google Home, andare sul dispositivo a cui ci vogliamo collegare, quindi in questo caso ufficio, clicchiamo sulla rotellina in alto e selezioniamo dispositivi Bluetooth accoppiati, attiva modalità di accoppiamento. In questo modo andremo a rendere attivo il nostro Google Home Mini e potremo quindi andarlo a ritrovare tra i dispositivi che vengono riconosciuti dal nostro Bluetooth. Quindi andiamo ad associarlo, il suono ci dà la conferma che è stato associato correttamente. A questo punto il terzo passaggio da fare è quello di andare ad aprire l'applicazione Amazon Music direttamente sul vostro cellulare. Se avete un account Amazon Prime avete la possibilità di usufruire di parte di musica gratuita, volendo è poi possibile effettuare anche un account Amazon Unlimited. Quindi in questo caso andiamo ad esempio a far partire una qualsiasi canzone. Vado subito a fermare la musica, altrimenti il video viene bloccato, ma come avete visto, tramite l'applicazione Amazon Prime io ho inviato l'audio del mio cellulare via Bluetooth sulla cassa Google Home e quindi sono in parte riuscito ad aggirare il blocco. Ovviamente non sarà possibile andare a richiedere a Google Home di ascoltare un brano specifico, ma potremo ad esempio creare una nostra playlist su Amazon Music e poi inviarla alla cassa Bluetooth tramite il nostro cellulare e quindi andarla a riprodurre. Mentre invece è possibile andare a richiedere a Google Home di andare avanti al brano successivo o di alzare o diminuire il volume. Si tratta quindi di un trucco molto semplice che ci permette, diciamo, di usufruire di musica gratuita tramite Amazon Music, ma farlo sul nostro dispositivo Google Home. Quindi se non avete in casa un dispositivo con Alexa potrebbe essere una soluzione interessante per andare ad ascoltare la musica sul vostro Google Home. Come al solito, se avete delle domande lasciate pure un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere con un mi piace o non mi piace cosa ne pensate di questi brevi tutorial dedicati a Google Home e anche ad Alexa. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video con Google Home e Amazon Music è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico!